Eccola l'ora solare, bentrovati, buon pomeriggio, oggi vi mandiamo una cartolina specialissima firmata da un grande, grandissimo, straordinario artista. E gli artisti a volte se ne vanno purtroppo, così ha fatto lui, ma dal nostro cuore Little Tony non uscirà mai. Ed è con Cristiana Ciacci, sua figlia, qui accanto a me, con Angelo Petruccetti, musicista che è stato ed è ancora oggi, diciamo così, insomma, l'anima importante nella Little Tony Family, la vostra band. Ben arrivata innanzitutto. Grazie, grazie. Ben arrivata, e abbiamo promesso che non ci commuoviamo, eh? Attenzione, saremo così brave da non commuoverci. Allora, prima di parlare di Little Tony, papà, artista, musicista, scusate, chi è l'intrusa tra questi due, se vogliamo sentire cuore matto? Sono io, me ne vado. Allora, correva l'anno 1967 con Cuore Matto, credo di sì, sì credo sì, che sì. Ci siamo. Poi Riderà 24.000 baci in coppia con Adriano Celentano, La spada nel cuore, Profumo di mare, ma su questo abbiamo una piccola sorpresa, ve la sveleremo poi. Insomma, intanto questa band l'ha voluta papà, è stata una delle sue ultime volontà, insomma, in quei giorni un po' brutti, e ci ha chiesto espressamente a me, ad Angelo Petruccetti, se continuavamo a portare in giro in tutta Italia e anche fuori, se riusciamo, la sua musica ancora tra la gente che lui tanto amava. Allora, una cosa importante. Eccoli qua, lo vediamo, la Little Tony Family. Questo artista, è chiaro che quando ti do del tuo, ovviamente, sì, certo. Cristiana, tu parli del tuo papà, o Angelo parla di un maestro che poi è diventato il collaboratore, insomma, voi avete avuto un rapporto di grande fiducia. Parlate di una persona che è stata vicina a voi come nessun'altra, però per noi lui rimane quella formidabile persona e personalità, per cui è ancora tantissimo l'amore che sì. C'è intorno alla sua musica, al suo modo di essere. Questo mi riempie il cuore, perché vedo che sono passati 6 anni, però le persone ancora mi fermano e mi raccontano le loro testimonianze di come comunque hanno vissuto papà, la musica di papà, tutte le tappe in cui, ecco, le canzoni di papà hanno accompagnato la vita delle persone, e il ricordo che papà ha lasciato in queste persone, non solo come artista con le sue canzoni, ma anche come persona, come modo di essere lui. E questa è la cosa che forse mi rende ancora più orgogliosa, ancora più delle canzoni, diciamo. Assolutamente, poi mi permetterò anche io, ma semplicemente per raccontare un aneddoto, di dirvi che cosa sia stato per me incontrare Little Tony. Era innanzitutto un grandissimo signore,
Un grandissimo signore. Noi andavamo ad invadergli casa per una trasmissione che facevamo sulla cucina, addirittura, pensate un po'. Quindi cucinavano grandi, grandi nomi, nomi famosi e tutto, ma da nessuno abbiamo avuto l'accoglienza, la dolcezza, la disponibilità, la voglia anche di giocare, insomma, di mettersi a pari. Attenzione, parliamo comunque, quando ritorniamo a parlare di musica, di un uomo che amava nota su nota, cioè era meticolosissimo, era attento al rapporto col pubblico, al modo di, insomma, di mettersi in mezzo, certo, di approcciarsi al pubblico. Assolutamente. Ma lui... Come vi siete conosciuti voi? E ridono. Trovo un'altra domanda, dai. Un'altra domanda. Spieghiamo perché ridiamo. Vabbè, insomma, diciamo che è stata Cristina a portare. Cristiana, sì. Cristiana, sì, chiedo sì. scusa, a portarti all'interno di questa. È stato il mio primo fidanzato. È stato il primo risale, fidanzato. Insomma. Va bene, ma tempi, è meraviglioso quando con i primi fidanzati si sta ancora così in rapporto di grande simpatia. No, ma abbiamo un'ottima intesa. Anzi, forse adesso ci troviamo meglio. Perché non c'è dubbio. Ma non è che siamo veramente. Io sono figlia unica, però lui lo sa. Per me è diventato il fratello che io non ho mai avuto, cioè da sempre, in senso, però un fratello che fa musica. Sì. E sì, quindi sì. Questo rapporto con questo signore com'era? Con questo con maestro? Tony. Beh, all'inizio guarda, è stato incredibile, perché come ci siamo conosciuti mi ha portato davanti al giradischi e ha tirato fuori tutta la collezione di Elvis, che per me cioè, è una cosa fantastica, no? Che io non conoscevo, avevo 20 anni, lui parlava di Elvis, guarda, senti questo, senti... Io sì, mi sono uscito fuori di casa. Tu non conoscevi Elvis? No! Lui veniva dal piano, dal conservatorio, facevo piano bar, un'altra facevo seratine, così, ma Elvis per me, insomma, a parte averlo sentito qualche volta, ma poi ecco, è stato Tony a portarmi nel mondo del rock and roll, no? Quindi ha tirato fuori tutta la sua collezione e mi ha fatto sentire tutti questi dischi. Meticoloso, preciso. Assolutamente. Ma pensa che quando facevamo, io avendo poi lo studio di registrazione dove Tony quindi veniva a incidere, i dischi, lui, i brani di Elvis, li cantava insieme ad Elvis, questo non lo sa nessuno, cioè mi faceva montare il disco di Elvis, lui cantava sul Elvis, poi prendevo la sua voce e la spostavo sull'orchestra, cioè un lavoro incredibile. Eh sì, perché Elvis Presley non era diceva, soltanto... Lui ha il sound, vedi che sound che ha, solo insieme a lui io riesco a tirar fuori questo sound. E non era una forma di somiglianza o di voler... No. Di voler essere simile col ciuffo piuttosto che... No, lì si trattava proprio di voce, di signora voce. Sì. Allora, noi tra poco vi racconteremo Little Tony anche come papà, come nonno, persona che ha dato tanto, no? Ecco, sì. Ecco, con la tua mamma c'è stata un'unione che in fondo non si è interrotta mai e che soprattutto nel finale è stata di un amore insindacabile, indivisibile. Sì. Questo è stato lui. Sì. Poi dici perché dici Little Tony e gli vuoi bene? Ma per forza, perché era Little Tony, è Little Tony, è. Ed è giusto parlarne al presente perché quei dischi... Chiamate come volete, il 33 giri, il 45 giri, che meraviglia quanti ne ho. E, insomma, basta mettere la puntina, o se volete fare play. Insomma, quando si sente la voce di un artista così, quell'artista è sempre con noi. Finestre aperte, l'ora solare, torniamo tra un attimo. Arriviamo. Ciacci, la figlia di Little Tony, oggi nostra ospite, grazie a voi. E Angelo Petruccetti, musicista, storico collaboratore di Tony, come lui lo chiama, e la Little Tony Family, comunque non si salvano, gli abbiamo chiesto anche un altro pezzo, perché è evidente, non potete uscire da questo studio senza aver cantato ancora, però prima... Andiamo sui ricordi. Allora, Cristiana dice: la canzone più bella di mio papà è Cavalli Bianchi. Sì, a me piace tanto. È una canzone non... Una canzone con cui comunque ha partecipato a un festival di Sanremo. Però non ha avuto quel successo come Riderà o Cuore Matto, Tam e Tamerò, insomma tanti altri. Però a me, io sono una romantica all'ennesima potenza. E per me quella canzone è veramente, tra la musica e il testo che è una poesia, a me piace tanto. Allora, tu hai iniziato a cantare a 13 anni, perché era fatale che tu cantassi appresso ad un papà che ti ha
adorato, no? Che insomma, giustamente eri la sua principessa, così lui ti ha definito così, sì. Ed eri già grande, ma insomma, la mia principessa, quando l'ho incontrato io, così parlava di te. È stato naturale metterti in scia del tuo papà, cantare, entrare all'interno del suo mondo? Per me è stato naturale perché io nel suo mondo c'ero, diciamo, anche se di sfuggita, già entrata molto piccola, perché mi portava, avevo già 4-5 anni, mi portava nei concerti, quelli più vicino a Roma, e io dormivo durante i suoi concerti, sui fly case degli strumenti, poi mi svegliavano poco prima di Cuore Matto e col mio vestitino papà mi prendeva per mano e mi portava avanti ad aiutarlo a dare le fotografie a questa folla oceanica, a questo mare di mani alzate. Quindi io l'ho vissuta in una maniera molto naturale, cioè, e tutta la mia vita è stata comunque sul palco, nelle trasmissioni, nei servizi fotografici, nei concerti, negli spettacoli. Per me il palco, non so, era come una seconda casa, era una cosa molto sì. naturale, anche perché papà, come era sul palco, era fuori casa. La sola differenza che veramente quando stava sul palco, anche se aveva una qualsiasi malessere, gli passava e si illuminava certo. d'immenso, ma a parte quello era la stessa persona, quindi era un rapporto molto naturale e cantava e cioè, ballava. Cioè mio papà era... che canta. Sì, esatto, questo, mio papà non che è canta, un divo... io lo accompagno, gli sto vicino e condivido con lui questo momento di grazia, è bellissimo. Angelo Petruccetti, Little Tony ha avuto un problema al cuore sì. molto serio che è riuscito a gestire, eravate in un concerto all'estero se non vado errata. Eravamo in Canada, a Ottawa, ed era il primo concerto, quindi eravamo arrivati il giorno prima, se ricordo bene, e Tony prima di salire sul palco avvertiva un forte calore, diceva, ma tutti quanti, ma Tony sarà il jet lag, sarà la stanchezza, insomma non ti preoccupare, sudava. Ho detto, non ti preoccupare, adesso ne cominciamo, poi piano, facciamo le cose con calma e cominciamo il concerto. Dopo lui di solito si cambiava le giacche, gli abiti, quindi durante il concerto 3 o 4 volte usciva di scena, si cambiava e poi rientrava. Quel giorno, dopo la quarta canzone, mi fece segno, dice io esco un attimo, disse al pubblico, mi vado a cambiare, adesso ritorno subito, però vi lascio in ottime mani, cioè noi della band. Sì. Abbiamo cominciato a suonare, però Tony non rientrava. Tornava. Non rientrava e quindi un po' ci siamo preoccupati perché ovviamente dice ok, di solito 2 canzoni, 3, poi è di nuovo qui. E invece il manager che era lì con noi ci disse guardate, abbiamo accompagnato Tony in ospedale perché non si è sentito bene. Noi abbiamo continuato a fare lo spettacolo cantando le canzoni di Tony e poi canzoni dei italiane, perché essendo poi in Canada, quindi il pubblico era italiano, abbiamo comunque fatto passare la certo, serata. Però questo dà il senso del rispetto per lo spettacolo e del non spettacolarizzare sì, mai niente di se stesso. Ma anche la cosa bella no? è che il pubblico ha capito e è stato con noi fino alla fine, cercando di sapere notizie appunto di come stesse Tony. Oh, ecco, dimostrazione dell'amore che avevano, l'hanno capito sì, subito. Perché questo era ed è un ragazzo molto amato, sì. Peter Tony. Sì, sì, sì. Cristiana, qual è la cosa più bella che ti abbia lasciato? Guarda, me la fanno spesso questa domanda. Io ho sempre un po' di difficoltà a rispondere, perché comunque mi ha lasciato tanto, mi ha lasciato tanti ricordi, mi ha lasciato... dei momenti particolari di vita privata e degli altri tanti momenti fantastici di vita condivisa con il pubblico. E, il più grande insegnamento che mi ha lasciato è quello di cogliere l'attimo, cioè di vivere tutto in ogni momento, di non rimandare mai niente al dopo e di viverlo appieno subito e di cercare di essere felici sempre, nei limiti del possibile, però insomma ricercare la felicità in ogni attimo, perché comunque la vita è breve, come dice lui. No, lui questo mi ha detto. Vedete una lezione di questo tipo? È un abito su misura per l'ora solare, questo vogliamo dire. È l'abito su misura per l'ora solare, per tutto quello che noi proponiamo. Allora ci siamo permessi di avere Little Tony ospite così, con loro e grazie a loro.
e non escono da questo studio se non cantano 24.000 baci. È proprio, venite con me, venite con me. È proprio una cosa, un'imposizione. Perché lui la canta con Adriano Celentano, quando sì, siamo in due a cantare a Sanremo. Sì. Allora, la Little Tony Family, attenzione, 3, 2, 1, a Little Tony. 24.000 baci lassù. Ma solo baci che da te, con 24.000 baci, così frenetico all'amore, in questo gioco di follia, ogni minuto è tutto mio. Frasi d'amore appassionate, ma solo baci che da te, con 24.000 baci, felici corrono le ore, un giorno splendido per te, con 24.000 baci, tu mi hai portato la follia. Cristiana Ciacci, la Little Tony Family, bravi, bravi! Grazie, grazie! Qua abbiamo simulato di essere persone educate, non ci siamo alzati a ballare perché a quest'ora del pomeriggio non si fa. Tutto qui, grazie infinite. Grazie. Ma se io chiedo di... ma così, com'era mare, profumo di mare? Mare, profumo di mare... Con l'amore io voglio giocare. Avete capito? È colpa del mare. Buone vacanze a era tutti. Era la botta e noi cantavamo Little Tony. Grazie, grazie, grazie di essere stati con noi. Grazie.